vertice di giugno in Europa deve essere un vertice nel quale i segnali concreti di lotta al disagio sociale, di politiche per far ripartire la crescita, e in queste ore ho concentrato la nostra attenzione e il peso che l'Italia può mettere in particolare su un tema che fa parte del rapporto che qui è stato discusso oggi. Questo tema è quello della lotta alla disoccupazione giovanile, che se dovessi individuare una scala di priorità rappresenta di gran lunga la prima delle priorità. Io penso che questo governo sia chiamato ad agire in particolare su questa priorità, lotta alla disoccupazione giovanile, cercare di bloccare questa emorragia, cercare di creare condizioni per le quali in Italia e in Europa, perché Gurria ha fatto molto bene a citare il fatto che è un tema ormai che riguarda un po' tutta l'area dell'euro e in generale l'Unione Europea, il tema appunto della crescente disoccupazione giovanile è un tema che deve trovare risposte. C'è bisogno di risposte europee e c'è bisogno di risposte nazionali, congiunte. E quindi la nostra proposta ai colleghi europei è una proposta per la quale il vertice di giugno sia un vertice che si concentra sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile come grande missione rispetto alla quale noi faremo la nostra parte, ci aspettiamo che anche altri facciano la loro e crediamo che anche ricette importanti che sono contenuti nel rapporto possano aiutarci. Il ministro Giovannini in questo rappresenta un punto di raccordo ideale sia per la sua provenienza dal quartier generale di Parigi qualche anno fa, sia per la sua... Nessuno è perfetto. D'altronde l'Ocse qui è, insomma, è presente in tante... sia nella capacità che Enrico Giovannini ha di cogliere questi elementi anche di novità, degli aspetti sociali, sia italiani che non italiani. Ovviamente queste cose, quando parliamo di disoccupazione dei giovani, il tema è intimamente collegato al tema dell'educazione, tema contenuto profondamente nel rapporto, tutte cose sulle quali, essendo i tempi di questo mio intervento molto ristretti, non mi soffermo perché ne avete ampiamente parlato. Però insomma volevo significare quanto trovi continuità tra la riflessione che si è fatta qui, ciò che ho provato in queste 36 ore a raccontare ai nostri partner europei principali e farò anche nel prosieguo, lunedì sarò a Madrid e poi successivamente in altre capitali, per dare il senso di questo forte impegno che vogliamo mettere proprio su questi temi e su questo tema.